Monsignor Valentino Vailati, importante pastore per Manfredonia dal 1970 al 1920, e fu importante anche il suo ruolo nella storia della santificazione di Padre Pio. Don Michele, il tuo ricordo di Monsignor Vailati? 20 anni non si possono raccontare in pochi minuti, diciamo solo un particolare che riguarda la vita di Padre Pio. Nel 1982 io avevo appena finito di costruire la chiesa e venne Monsignor Vailati da me nella chiesa Sacra Famiglia davanti alla porte e disse con il suo accento pacato: Don Michele, tu devi fare il notaio nella casa di Padre Pio. Eccellenza, io a Padre Pio non ci credo, come faccio a fare? Tu non ti preoccupare, tu devi scrivere quello che dico io. Attenzione, io risposi a Padre Pio: non ci credo, perché molti non sanno che negli anni precedenti, almeno fino alla morte di Padre Pio, noi clero, noi seminaristi, noi della diocesi, eravamo quasi, quasi indotti, educati o diseducati a non avere grande stima di Padre Pio, perché negli anni 1960, l'ultima, ci fu una visita molto grave che addirittura eliminò la provincia di Padre Pio. Quindi questa mia diffidenza di Padre Pio era motivata da questo atteggiamento del clero di Manfredonia e anche con diciamo il supporto del vescovo a non avere, non esaltare troppo Padre Pio. Questo poi alla sua verifica, quando Vailati è stato nominato vescovo di San Severo nel 1960, Giovanni XXIII, che noi vediamo qui alle spalle, disse a Monsignor Vailati, questo Monsignor Vailati ce lo riferì durante il processo di Padre Pio, che era stato molto lungo, 7 anni, e c'erano delle pause fra un testimone e l'altro. Allora, Vailati raccontò che Giovanni XXIII disse: ti raccomando, figlio mio, tu vai in una terra di missione, perché i vescovi venivano tutti dal nord allora, e il sud era la terra di missione. Secondo, tu non devi mai andare da Padre Pio. Terzo, omnia videre, pauca corrigere, multa dissimulare, significa tu fai finta e vedi tutto, poi qualcosa fai finta che non la vedi e correggi poco. Quindi già questo stile suggerito da Giovanni XXIII, omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, indica un po' anche la direttiva di Monsignor Vailati. Uomo pacifico, certamente contrario del mio modo di vivere vivace, attivo. Quindi ho avuto questa gioia, questo onore di essere nominato notaio nella causa di Padre Pio, che è durata 7 anni. Quindi durante questi 7 anni, quasi ogni settimana ci si vedeva con l'arcivescovo, con tutto il tribunale, e io ero addetto a scrivere, ahimè, a mano, perché allora computer, eccetera, eccetera, non c'erano queste cose qui, e quindi si scriveva così. Non è importante il mio atteggiamento verso Padre Pio, se è cambiato, come è cambiato, naturalmente, ma è importante che Valentino Vailati abbia avuto fiducia di Padre Pio, perché alla morte di Padre Pio, io c'ero ai funerali, eravamo un'infinità di preti, tutto con la veste allora avevamo, e qualche vescovo, questo poi lo dicono loro, quelli che sono più documentati di me. Altri incontri con Monsignor Vailati sono stati quelli del sinodo, perché Valentino Vailati ha fatto il sinodo, pare uno dei primi in Italia, perché avendo partecipato al Concilio Vaticano II, giovanissimo era lui, subito dopo, negli anni 70 circa, cominciò a indire, a pensare a un sinodo. E ancora una volta il segretario del sinodo ero io, e quindi abbiamo dovuto fare tanto lavoro di comunione, di comunità fra le parrocchie, fra i preti, e poi alla fine, nel 1900, alla fine del 90, perché
perché il sinodo è cominciato ad essere l'85, nel 90 è finito il sinodo con 8 documenti importanti che stanno ancora lì, ma però abbiamo cercato di mettere anche in atto. Il titolo era la parrocchia annuncia, celebra e Cristo risorto e testimonia. La parrocchia annuncia, celebra e testimonia Cristo risorto. Don Michele, io vedo che hai tra le mani il diario spirituale a cura di Monsignor Domenico D'Ambrosio. Tu l'hai conosciuto, Monsignor Vailati. Le caratteristiche principali di Vailati, uomo? Un uomo pacifico, paziente con i preti, un uomo che sognava e metteva in atto piano piano quello che aveva pensato. Soprattutto era paziente, ti leggo un rigo solo di questo suo atteggiamento, è a pagina 8 di questo libro. Quando ha fatto il sinodo, quindi ha finito il sinodo, lui nel 90, pochi mesi prima di andare via, scrive nel diario, io l'ho visto qui perché non l'avevo sentita a voce, scrive così nel diario, così annota alla conclusione dell'assise il 19 marzo 1990, non posso dire di aver raccolto molti consensi, pochi sacerdoti infatti hanno camminato insieme con il vescovo, però questo non lo scoraggiava perché teneva in mente questa magnanimità. Sai che cos'è la magnanimità? Quello che ho detto prima, pazienza, 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 perché con i preti i vescovi devono avere pazienza, pazienza, pazienza. E tu sei uno di quei pochi preti che hanno camminato al suo fianco. E devo dire grazie perché ho imparato molto, non solo da Monsignor Vailati ma da tutti i confratelli, boh, non esageriamo, la mia gioia è essere stato un collaboratore molto, molto stretto con Valentino Vailati, soprattutto per il sinodo, oltre che per Padre Pio, per diciamo, la causa di beatificazione e santificazione, dove Valentino è stato sempre presente, non ha mai ceduto la presidenza, sempre lui è stato, sempre presente, e poi al sinodo, perché insieme a lui diciamo, sono stato uno dei più stretti collaboratori, perché là ci voleva uno che scrivesse, correggesse, incontrasse, eccetera, eccetera. Quindi devo molto di me, della mia formazione, a questi vescovi, a Valentino Vailati in questo momento e poi anche agli altri che sono venuti dopo. Grazie. Bravo, complimenti a te. Grazie a voi. Don Michele, poi l'impegno, la tenacia che ha avuto Monsignor Vailati proprio nella causa, grazie a lui, Padre Pio e Santo. L'ha voluto lui. L'ha voluto lui. Ho detto all'inizio che io non ci credo a Padre Pio e lui ci ha messo a ridere perché lui vedeva un po' dall'alto e dal di fuori. Noi eravamo dentro. Lui veniva da Tortona e quindi aveva anche una visione di Padre Pio e di tutti i fenomeni del Padre Pio un po' più vasta. Poi durante il processo abbiamo perché abbiamo interrogato testimoni, mi pare una settantina di testimoni se ricordo, o sono passati 30 anni quindi anche io posso dimenticare, e abbiamo imparato noi stessi del tribunale a vedere la figura di Padre Pio che veramente è stato un crocifisso. Il nostro vescovo, quello di oggi, Padre Franca, nello stemma ha messo la croce e forse pure Padre Pio. Se lo faceva una vescovo metteva la croce, ma non c'era bisogno, ha portato lo stesso la croce sulle spalle come buon cireneo. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie a te. Finito.